molto bello, davvero una splendida emozione, e soprattutto perché la mia testa è già a Nizza per i mondiali, che quello lì veramente è lo scopo di tutti. Sì, è logico che qualche piccola imperfezione in gara ce l'hai sempre rispetto all'allenamento quotidiano, che non è lo stress, però tenendo conto dello stress ho fatto una bella gara, sì. Assolutissimamente sì, perché prima di tutto conosci un mondo che è completamente diverso dal vero bar che una persona può esserci tutti i giorni, e seconda cosa perché a livello professionale può veramente ampliare le sue conoscenze tantissimo. E fa molto piacere sentire la giuria che è entusiasmata da un tulipano a 7 petali. Sono arrivata a fare un tulipano a 12 petali nell'espresso macchiato, però in gara era da pazzi poterlo fare. E quindi l'ho fatto a 7 per cercare di farlo pulito e basta. Però è una bella soddisfazione veramente, soprattutto dai giudici, sentirsi dire che hai fatto un capolavoro. Me l'ha appena detto adesso il giudice brasiliano. Beh, penso che è vero, prima di tutto è stato organizzato molto bene. Quest'anno è veramente stato un bel palcoscenico, una bella arena, molto bravi i ragazzi del service con la musica e quant'altro, e il livello dei baristi sul campionato, sul CBC, sul World Championship Barista, cioè, sono a dei livelli veramente alti. Latte art bisogna cercare di pian pianino, di anno in anno vedi che si migliora assolutissimamente. Però bisogna incitare dei ragazzi a gareggiare. Io ho iniziato per gioco a essere qua seduta, perché con Luigi dovevo venire a vedere queste cose. Io facevo già questo lavoro da anni, però vieni a vedere, e ho visto fare latte art, ho detto prossimo anno lo voglio fare anch'io. Già ero bravina a fare qualcosa, no? Però poi in quell'anno lì mi sono messa di impegno ore e ore, e infatti l'anno scorso i risultati ce li ho avuti anche quest'anno. All'inizio erano sempre i soliti due o tre disegni, adesso veramente si spazia con tantissimi disegni. Le basi poi bene o male sono sempre quelle per poterli realizzare, però adesso veramente tu vai anche YouTube, cioè anni fa non c'era niente, c'erano dei DVD che sì, famosi, no? Dove potevi vedere due o tre cose, altrimenti dovevi andare da recarti alla persona che potevi conoscere o sapere che faceva latte art. Adesso YouTube è pieno di video, e quindi tu puoi metterti lì col video e assolutissimamente cercare di ricopiarlo, anche perché i movimenti li vedi, c'è una persona che fa già latte art, capisce i movimenti. E poi ci sono tantissime persone che grazie a questo circuito qua ho conosciuto nella SCAE, che fanno latte art, e praticamente adesso i nomi di persone che sanno fare latte art si conoscono meno male tutti. Il team è molto importante in queste gare qua, ma soprattutto quando vai a un campionato del mondo, cioè lì proprio te ne rendi conto alla grande che se sei solo hai ancora più timore, e vedi magari chi ha un team forte dietro che è più avvantaggiato a livello sia morale sia di preparazione avuta. Allora, logicamente non con tutti, cioè, perché tramite determinati eventi, che per me l'evento più bello che hanno fatto quest'anno è stato proprio in Dalla Corte, proprio lo dico senza... È stato un evento organizzato benissimo, è venuta della gente dall'estero, ci siamo un po' ritrovati tutti, io ho avuto modo di conoscere 10-12 competitor che erano con me al mondiale, e quello ti garantisco che ha fatto tanto, no? Cosa ti ha dato di più? Ti ha dato che prima di tutto abbiamo fatto team, abbiamo fatto squadra, abbiamo fatto una bellissima giornata, è venuta Sonia Grant, abbiamo avuto delle informazioni sul regolamento, su tutto, abbiamo fatto una simulazione di gara, quindi io ho visto anche i miei competitor come loro hanno visto me, no? E quindi sai, tra cui c'era anche la Victory che ha vinto il campionato del mondo, e c'era Chris Lukakis che ce l'avevo, era con me nella mia scuola a Piacenza perché l'avevo preso come trainer in quei giorni lì, è venuto su a fare l'evento, quindi è stato un evento bellissimo. Tra noi baristi durante l'anno sì, ci si sente,
Logicamente non con tutti, però comunque io adesso con Corona, con Francesco Corona, col mondiale ci siamo legati molto perché siamo stati insieme 10 giorni e quindi adesso ogni volta che dobbiamo fare una gara, Franci sei pronto? Cioè Chiara sei pronta? Cosa fai? Cosa non fai? Hai bisogno di una mano? Quindi sempre. Con Elisa, con Emilio, che vabbè di Piacenza, Emilio, assolutamente, con Andrea Antonelli, cose che non avrei mai detto, perché fino all'anno scorso tra me e Andrea, guai, ci mancherebbe, però c'era sempre, adesso invece Andrea, guarda che quest'anno mi ha aiutato tanto a livello morale, tantissimo anche per il mondiale, proprio un bravo ragazzo, veramente. Poi ho sorriso un po' davanti ai giudici, cose che io quando sono con la tazza, sono io e la tazza. È vero. Però davanti ai giudici ho detto, sono stata abbastanza... Fa molto quello, anche quelli se uno è molto attento al regolamento, no? Che ormai lo conosco come le mie tasche, c'è una voce in fondo dove dice confidenza, look generale, modo di fare, è un 6 punti per 4, è tantissimo. Io poi sulla tazza sono seria, non riesco a star lì a ridere e a fare cappuccino.